Tan tan tan. Allora, tiro con Weilau 977 depotenziata a 25 metri esatti. Uno c'era e gli altri tre li ho fatti adesso in diretta. Allora, stiamo tarando la carabina di Mario perché, avendo smontato l'ottica e rimontata adesso, non abbiamo percezione della situazione. Quindi sembra una situazione abbastanza buona. Questo tiro è andato un pochino più alto del centro, i bersagli sono quelli che sono, ma insomma si intuisce quale può essere il centro o meno. Adesso, con i dovuti accorgimenti, dobbiamo cercare di centrare il colpo. Ovviamente lo stiamo facendo in appoggio per avere il massimo dell'efficacia, della precisione. È andato un po' a sinistra, più in basso, ma a sinistra. Bene, un pelino più in basso e ci siamo. Si è andato tra il primo e il secondo. Non ho idea di dove è preso. È sempre lì, sempre dove sono quei tre verticali. Abbassalo un po'. Ma sì, più in basso. Bene, ci siamo. L'ho abbassato, eh. Vai, facciamo un tiro di conferma, che è sempre più rischioso. Ma che c'entra adesso quello? Ho aumentato al massimo in gradimento. Adesso no, provo a tirare perfettamente. Come l'ultimo in basso? Cioè, quello più basso che ho tirato adesso, sì. Miro gli accenti. Miro sì. Perfettamente a quello, perché altrimenti non ho più il punto di riferimento dei tiri. Ok. Proprio poco a sinistra rispetto a quello sotto. Ok, ok. Adesso sei più a destra e sei al centro perfettamente. Questo è il tiro perfetto. Allora, siccome adesso ci siamo, io direi di buttare giù qualche sagoma, che ne dici? Proviamo. Pronto, quando vuoi. E una. Adesso Mario sta tirando senza ottica, quindi. Senza ruota. Ottica. Non so le distanze, non so nulla, sto andando con i dot. Adesso il topo. Ok. Andata, Non so per quale motivo, proviamo. Hai messo appena sotto la sagoma? Il giallo. No, a me non mi è sembrato. Perfetto. E adesso rimane la sagoma più lontana. Siamo ben oltre i 35 metri. E dire proprio di sì. Beh, oggi ci siamo presi una licenza. Per me è una cosa nuova. A tarare le depo a 25 metri, insomma, non è esattamente la misura consigliata. Poi, in realtà, trattandosi di Weilau, l'hai preso. Sì, ho preso il centro, ma non è caduta forse. Sì. Mi proviamo. Sei fortunato che l'ho visto, perché di solito quando uno non prende la sagoma dice l'ho preso, ma diamogli un'altra bottarella, dai, così. L'hai ripresa? No. Forse si è bloccata. Vado a vedere, eh. Oh, bene. Ci voglio provare. Sì. Messa bene, sembra nascosta. Ok, trovati i dot. Sembra che abbiamo capito. Bene, adesso ci provo io con la tua bellissima Weilau 977. Con lei, l'ottica è una 3x9, niente di che. Vuoi iniziare anche tu dal
lo scoiattolino? Inizio da questo vicino e... Ok, allora mi sposto. Allora. Ci siamo? Aspetta, non ti trovo. Il cinghiale è un po' difficoltoso. Sì. Vai. Aia. Aia. No. Il bello della diretta. Eh sì. Beh, tagliare i video e montarli quando va bene è facile. Sono tutti bravi. Però nell'allenamento insomma c'è anche questo. Aia. No, non capisco dove va però. Questo purtroppo non si possono più vedere perché abbiamo massacrato le sagome. Guarda, vado a quella più lontana, eh. Il topo? Allora aspettami, mi sposto. Lo scoiattolo? Sì. Ottimo, direi. Quanto ingrandimento hai utilizzato? 9. 9 il massimo, ok. Allora vado a quello di mezzo. Il topino. Bravissimo. Topino out, adesso il cinghialetto. Grande. Adesso ora fai, però... fai un tiro alla tavola. No. Adesso devo ributtare giù quel simpatico. Ah! Che mica mi è andata giù sta cosa. Bellissimo. Adesso sì. Ok, grande. Ora riproviamo, riprovo io. No, ma già l'hai messo in registrazione tu? Sì, 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 no, pensavo che adesso avevi spinto pausa. No, no. E stava su rec perché se così era, voleva dire che non abbiamo registrato niente. Il che non sarebbe nemmeno tanto male. Vedi, compensando il vento. Ho dovuto tirare, diciamo, dove è il cerchio da kill zone, tutto a destra, quindi perfettamente sulla circonferenza. Adesso il topo? Ora il topo, sì. Quindi tirare con il vento, prendere il bersaglio è un'emozione unica. Bene. Sai che mi ha fregato prima? Che tiravo con i riferimenti che c'avevo con la taratura 18 metri. A 18 metri. Adesso prenderemo le colature di questi bersagli cercando di prendere la punta. Quello in mezzo ne ha 3, quella a destra ne ha 2 e altre 2 il primo sulla sinistra. Poi man mano che i colpi andranno a segno capirete a che cosa stiamo mirando. L'aspirazione è di prendere quelle due viti posizionate sopra la tavola. Beh, ci è voluto un po', ma
ce l'abbiamo fatta.